Buongiorno ninja da tavola e benvenuti in un nuovo video, ovviamente benvenuti in una nuova challenge. Oggi mi trovo in compagnia del mio amico Edo, il quale ha già sfidato il mio appetito in passato a Son di Food Challenge, il quale, pensate un po', ha aperto un nuovo locale cinematografico, giusto Edo? Esatto Thomas, benvenuto all'Academy Evergreen Burger, che si trova a Bovolenta, in provincia di Padova, in piazza Accademia numero 24. Questo nuovo locale è liberamente ispirato all'Academy Awards, anche chiamato premio Oscar, uno dei premi più antichi consegnati alla cinematografia mondiale. E infatti, come potete notare, sui muri del locale sono esposte le locandine dei film più celebri degli ultimi 30 anni, come ad esempio la trilogia del Signore degli Anelli, il celebre Ritorno al Futuro e Star Wars. L'Academy Evergreen Burger è predisposto in due piani, il piano terra, il quale è ispirato ai film contemporanei, e il piano superiore, arredato in stile cinema retro, dove troverete i film più classici, nel quale troverete anche la statua del coccodrillo in scala 1:1 del celebre film di Spielberg, Hook, Capitano Uncino. Non posso dire la stessa cosa della statua di Superman, è così piccola. Ah no, questione di prospettiva. Giusto per accentuare il grado di vario di altezza che c'è tra il sottoscritto, Superman e Evo. Va bene Edo, grazie mille per avermi descritto il tuo nuovo locale. Ma veniamo alle cose succulente, ovvero il cibo. In questo nuovo ristorante prepari i tuoi soliti hamburger? Certo Thomas, ma oltre ai nostri classici hamburger ho ideato una nuova chicca, la Chicago's Pizza. Una pizza nata a Chicago ma rivisitata in stile Academy, dove la differenza sta nel cornicione ripieno di crema e formaggi e sopra una cascata di white e orange cheddar. Ovviamente la proponiamo in varie tipologie di gusti, come ad esempio la breakfast o la Chicago Classic con soltanto la salsiccia fresca. Mi dispiace contraddirti Edo, perché sono del team patata. A me invece dispiace per te, perché oggi ti ho invitato qui per abbattere la nostra nuova food challenge, la Chicago's Pizza XXL in stile Academy, del generoso peso di 2,5 kg. Regole per questa nuova food challenge: 40 minuti di tempo per distruggerla, e se riuscirò nell'impresa finirai nella nostra Wall of Fame e avrai in omaggio la pizza. Beh, che dire Edo, fatalità, oggi ho dimenticato il portafogli, quindi conto di riuscire a smantellare questa piccola impresa nei 40 minuti di tempo. E anzi, che dici, andiamo a sederci sul mio terreno da battaglia, dove proverò appunto a vincere questa nuova food challenge? Andiamo, vogliamo. Ed eccomi qua ancora una volta sul mio terreno da battaglia, questa volta fuori casa, pronto per una nuova food challenge. Ninja alla tavola, qui di fronte a me abbiamo la pizza Chicago Academy XXL style, ripiena di formaggi con la salsiccia, che proverò a smantellare nel tempo limite di 40 minuti grazie all'aiuto della mia solita Coca-Cola Zero. So refreshing! E prima di cimentarmi in questa nuova impresa, come sempre vi lascio le calorie totali e valori nutrizionali totali di questa nuova pizza challenge proprio qui sopra, in modo tale che possiate vedere quanto calorifica è la versione Chicago style. E prima di cominciare, come sempre, tassativo, ninja da tavola, ed eccomi pronto per andare ad affrontare una nuova challenge. Oggi per la prima volta nella mia vita avrò l'onore di provare la pizza Chicago style rivisitata dalla casa del generoso peso di 2,5 kg da smantellare entro 40 minuti. Come sempre ho condiviso anche questa mia challenge in Instagram, quindi ninja da tavola, se ancora non mi seguite in questo social network iniziate a farlo fin da subito, mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja! Niente, il coccodrillo non mi risponde, fatelo! Ultima prassi, solo la più importante, è quella di ricordarvi di non applicare le mie pazze challenge a casa, quindi ninja da tavola, don't practice at home, perché potrebbe essere veramente pericoloso per la vostra salute. Coccodrillo, vuoi aggiungere qualcosa? Il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Parlo io per te, tranquillo amico mio. Massimo 40 minuti per provare a portare a termine questa nuova impresa, quindi ninja la tavola, 3, 2, 1. Timer partito. Lo vedo. Comincio, Scrivete nei commenti effetto Chicago più tardi nel water con tutto questo formaggio. È bollente, porca miseria. E nel frattempo ho già perso un minuto. Cioè, ma guardate che spettacolo. Problema solo uno, Edo, che scotta veramente. Dai, facciamo un minuto di penalità in meno. Primo morso di questa pizza Chicago Academy XXL Challenge. OMG, è
bollente! Veramente bollente, ma anche veramente buona. Anche l'impasto. Era meglio il palo alla parete. Edo, chiami i pompieri. Cioè, se non è food porn questo, porca miseria, guardate che spettacolo, mi sembra di essere Spider-Man. Edo, potrei stare qui per ore, eh? Praticamente sto mangiando solo formaggio in questo momento. E in genere, Edo, quanto pesa la versione piccola, o meglio la versione standard? Dipende da quella che scegli. Partiamo dai 700 grammi fino ad arrivare ai 900. Che è comunque un bel peso. Ma andiamo dagli amici della telecamera B. Comunque, Edo, complimenti, è veramente eccezionale, eh? Grazie. E il pizzico di pomodoro, diciamo che va a contrastare il formaggio, e ci sta alla grande. E anche la salsiccia è buona. La salsiccia fresca, eh? Si sente. Che miseria. Già passati 6 minuti. Assurda. Ultimo pezzo di formaggio del primo spicchio. E ora col secondo spicchio volevo farvi vedere il cornicione di formaggio, appunto. Riuscite a vederlo? O riuscite a vedere solo questa filosità? Sembra di essere una tartaruga ninja, ti ricordi, Edo? Passo un pezzo di salsiccia. Solo che scotta. Mamma, se scotta. L'hai in altra mezz'oretta, vai tranquillo. Sono nei tempi giusti. 10 minuti a spicchio, dovrei farcela. Cioè, Edo, guarda che spettacolo. Prendete un screenshot a casa e impostatelo come screensaver del vostro cellulare. Si fa sentire il formaggio. Diciamo di sì, Edo, ma quanto formaggio hai usato appunto per fare questa pizza? O meglio, descrivimi gli ingredienti che sono curioso. Solo di base hai 1,2 kg di impasto, fatto in casa da me ovviamente, compreso il cornicione al formaggio. Più hai 1 kg di white e orange cheddar e qualche grammo di salsiccia. Cosa ne pensi? Che oggi mio bagno ti ringrazierà, porca miseria. Farò una tavoletta di burro, altro che... Almeno se c'è burro all'interno di questa pizza, c'è burro? Certo che sì, essendo un impasto da pane, come tipicamente usato per questo tipo di pizza, ha un 20% di burro. Quindi un impasto molto più grasso rispetto alla classica pizza. Mio Dio, sto sudando. Pausa. Anche il sudore è effetto Chicago. Esatto. Nel frattempo voglio anche ringraziare il pubblico da casa perché mi ha premiato per l'Oscar dei 35enne più bello del mondo, ovvero io. Grazie, grazie pubblico a casa. Pardon me. Diciamo che mi merito anche l'Oscar per la persona più zuzza del mondo. Che miseria. Pardon me di nuovo. Yeah.
Meglio la fredda, eh? Molto meglio la fredda. E continua a filare. Perché non è ancora fredda. Quindi consiglio a casa, se volete replicare questa challenge e provare a distruggerla, aspettate 10 minuti che la pizza si raffreddi. Altrimenti avrete solo 30 minuti a disposizione. Mi sta venendo fame. Immagino, vedo. Beh, ti dirò, io sto godendo come un riccio, è veramente, veramente buona, eh. E non lo dico solo perché sono qui, ma perché è veramente, veramente buona. Quasi meglio della pizza italiana. No, non dire. Mamma mia, gli amici napoletani a casa mi hanno già puntato un Kalashnikov addosso. Sono due cose completamente differenti. Esatto. È come dire birra e vino. Quale sono esempio? Sì, ci sta. Meglio ancora, è come dire birra e apple cider vinegar. Ma che caspita sto dicendo? No, apple cider vinegar, come si chiama? Il sidro di mele. Sono fuso, sono in capocoma, colpa del formaggio. E dopo sorridere le salviette? Certo che sì. Grazie mille. Non ho mai sudato così tanto in una food challenge. E ora andiamo con l'ultimo spicchio, signori miei. Guardate che spettacolo, guardate che colori. Senti un po' di usinci a tavola, scommetto di sì. E solo per farvi capire quanto pesa. Che miseria. Il locale è climatizzato. Sottolineiamolo, Edu. È ancora fila, eh? Questo filerà anche nel mio stomaco, se tu va bene. Immagine della filata finale. Abbiamo avuto la stessa idea. Mi è passata la fame per un secondo. Ho recuperato però, eh? Alla grande. Ho esagerato a dare 40 minuti. Beh, oddio, bisogna avere il pubblico a casa, eh? Non è semplice come challenge. Ma tu la fai sembrare così facile. Allora, se sembra così facile, vi sfido a venire qui e provare a smantellare questo record. Provare a smantellare il sottoscritto, o almeno finirla. E se mai succederà Edo, tornerò qui a sfidare tutti gli sfidanti, che saranno riusciti a fare questa impresa. Preso in parola, eh? Sarà fatto. Pardon me. Giusto per l'appunto. Era la mia firma. Ovviamente ricordo che la sfida va prenotata con almeno un giorno d'anticipo, visto la preparazione della base della pizza, che è artigianale totalmente. Hai fatto bene a ricordarlo, Edo. Porca miseria, quanto formaggio c'è! Adesso non rallentare solo perché ti ho detto che ci stai mettendo troppo poco. Non sto rallentando, porca miseria. Guarda che roba. Lo so, continua a saltare fuori. Sono 600 grammi di cornicione ripieno, eh. Porca miseria. Aspettate. C'è ancora, eh. Sai qual è il bello di tutto ciò, vedo? Che stasera c'è un compleanno con un amico e si mangia la pizza, porca miseria. Vabbè, ma sarà la classica pizza, quindi non ti sembrerà di mangiare la stessa cosa. Ah, allora ci sta. Guarda che sinceramente mi è piaciuta così tanto che ne mangerei una anche stasera. Non grande così, ma ne mangerei una anche stasera. Consiglio per tutti quelli che verranno questa sera. Esatto. Anche perché voi non lo sapete, ma con il codice Hungry questa sera Edo farà un super sconto. Mi sta facendo di no. Mi sa che è meglio che non dite questa cosa, altrimenti dovrete lavare i piatti, altro che. Però almeno se gli dite che siete passati perché avete visto il video, vi pagherà uno spritz. Ci sta? Va bene. Lo spritz ci sta. E con l'ultimo morso di pizza dichiaro conclusa questa challenge. Questa Pizza Chicago Academy Style XXL Challenge.
26 minuti e 34 secondi. Beh, che dire Edo, veramente complimenti per questa pizza. È la prima volta che provo la Chicago Style e sono rimasto veramente entusiasta. Ma dimmi una cosa, hai detto che fai anche altri gusti, giusto? Sì, certo. Allora tornerò di sicuro qui a provarli. Ma nel frattempo, posso avere un dolcetto per celebrare questa mia semplice vittoria? Certo che sì, vado subito a prendertelo. Grazie mille. One winner later. Ecco Thomas, il nostro dolce. Questo è il nostro dolce pancake artigianale con all'interno crema di fiuge, guarnito giusto con una spruzzatina di panna. Ma cosa ancora più giusta, Thomas, il pancake va mangiato con lo sciroppo d'acero. Porca miseria, 4 litri di sciroppo d'acero. E taste test. OMG, amazing! Adoro il pancake. Poi con tutto sto sciroppo d'acero, cioè guardate che roba. Rinforzo di panna. Si sente che sono artigianali, eh? Vado di mani. Mi sa sì che è esagerato con il sciroppo d'acero. Dopo tutto il formaggio di oggi, sciroppo d'acero può solo accompagnare. Ultima sporcatata di dolce e direi che sono più che soddisfatto. Non mi resta che ringraziare Edo per avermi invitato qui nel suo nuovo locale, ovvero l'Academy Evergreen Burger, che si trova a Bovolento in provincia di Padova, e lo chiamo qui con me. Prego Edo. Grazie mille Edo per questa nuova scorpacciata di salute. Grazie mille a te Thomas, e se anche voi volete provare la nostra Chicago's Pizza Style o semplicemente farvi un buon hamburger, vi aspettiamo qui all'Academy Evergreen Burger, se non che locale più cinematografico d'Italia. Parola di regista. Ninja da tavola, spero che vi sia piaciuta questa nuova food challenge a base di pizza Chicago Style. Come sempre vi ricordo che se volete restare con me durante la settimana, se volete vedere i miei allenamenti, se volete vedere la mia alimentazione, se volete vedere le cazzate che pubblico, se volete essere spoilerati su ogni mia challenge, iniziate a seguirmi in Instagram. Mi trovate con il nome VG Thomas 1987, come potete leggere qui sopra, e fatelo ninja! Devi dire fatelo! Sti coccodrilli non sanno parlare. Ninja da tavola, è arrivato il momento di chiudere il video. Noi ovviamente ci vediamo la settimana prossima, appunto con un nuovo video. E nel frattempo, stay fit e stay hungry.